salud mentale di essere sedotti con la sala 5-2 e con un particolare piacere che inauguriamo il concorso con un primo film, per appunto una prima internazionale, che è un film che si situa con agio in un certo percorso legato piuttosto al rapporto tra uomini e animali e natura che stiamo perseguendo da qualche anno al CSSO. E qua con me Amparo Gandino, che presenta il Presidente di Chiesa. Bueno, primero que nada quería dar las gracias al festival. Estoy muy, muy, muy contenta, muy agradecida, muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al festival. Estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí. De verdad, muchas gracias. Quindi buonasera a tutti, prima di tutto voglio ringraziare voi della vostra presenza, il Festival, dal profondo del cuore per avermi invitato, sono contenta veramente di essere qua, sono molto contenta, ma sono anche molto emozionata. Voy a leer para estar un poco más cómoda perché estoy un poco nerviosa e me he traído una chuleta. Allora, leggerò perché sono un po' più, mi sentirò più a mio agio perché sono assai nervosa. E quello che mi sono preso un puntino, mi sono portata dietro la riscrizione. Quando hice questa pellicola, stavo devastata emozionalmente. Stavo in un stato mentale speciale. E quando ho fatto questo film, ero emotivamente distrutta. Mi trovavo in uno stato mentale psicologico davvero particolare. Il mio miglior amico, il mio ex pareja, murió de un infarto sin dar tiempo a despedirme. Mi miglior amico e precedente compagno venuto a mancare per un infarto senza neanche darmi il tempo di salutarmi. Los lunes solía dejarme en el buzón de mi apartamento los suplementos dominicales de los periódicos y los artículos relacionados con el mundo del arte. Il lunedì di solito nella casetta delle lettere mi metteva sempre i supplementi del giornale delle riviste d'arte e tutto del materiale che riguardava le riviste e l'argomento dell'arte. Claro, él era periodista y comprava tutta la prensa. Lui faceva il giornalista, quindi tutti i giornali, tutta la carta stampata era sua. Justo una semana antes de morir, encontré entre los recortes de periódicos uno que hablaba de un ornitólogo ciego que daba clases para aprender a diferenciar el canto de los pájaros. Y proprio una settimana prima del suo decesso, tra tutti questi materiali, ritrovai quello che era un materiale, un articolo che parlava di questa persona veramente speciale, un ornitologo cieco, non vedente. Yo estaba muy deprimida, no podía levantarme por las mañanas y un día he pensado que quizás mi amigo me dejó ese artículo para que yo hiciera algo con él, quizás un nuevo proyecto. E quindi dopo la sua scomparsa passai una fase molto difficile, ero estremamente depressa, praticamente non avevo neanche voglia di alzarmi al mattino per fare delle cose. Poi un giorno però mi è venuto in mente quell'articolo, ho pensato che magari me l'ha lasciato, diciamo, l'ha fatto trovare perché potesse servirmi a qualcosa, forse voleva spingermi verso un nuovo progetto. Entonces tenía varias opciones: seguir llorando en la cama, tirarme por el balcón o buscar al ciego y empezar un nuevo proyecto. E praticamente ho valutato le varie alternative: o continuare a piangere come una disperata senza alzarmi dal letto o buttarmi dal balcone, oppure andare alla ricerca di questo ornitologo cieco per cercare di capire, di cominciare questo nuovo progetto. Así pues, este proyecto me ayudó a atravesar el duelo. Cerrarlo y renacer de nuevo.
E questo progetto devo dire che mi ha aiutata a superare la fase del lutto, quindi tutto il dolore collegato, e a ricominciare di nuovo a vivere. Muchas gracias, espero que os guste la película. Vi ringrazio per la vostra attenzione.